Oggi avremo una bellissima serata di letteratura con diciamo un pezzo grosso della letteratura sarda, a mio avviso il più importante scrittore contemporaneo che abbiamo qua in Sardegna, il professor Bruno Angioni, antropologo. Il professor Angioni può venire qui. Stasera presenteremo un libro, l'ultimo libro, mi metto io da quella parte, sì. L'ultimo libro che ha scritto il professore, Sulla faccia della terra, un romanzo edito, coedito, si può dire coedito? Sì. Una coedizione, Feltrinelli e il Maestrale, è uscito nel 2015, per noi potrebbe avere un doppio aspetto, è un bellissimo romanzo, poi avete modo di leggerlo, noi vi racconteremo qualcosa. Ma soprattutto tratta la Cagliari medievale. Noi qui sapete bene che diciamo, l'obiettivo principale di questa associazione è parlare di Cagliari, parlare della nostra storia, dalla preistoria fino all'età moderna. Quindi quando ci sono argomenti che riguardano Cagliari in qualche suo aspetto, è sempre ben gradita la presenza di relatori che presentano qualcosa, perché noi siamo assettati di notizie sulla Cagliari antica. Il professor Angioni, tra l'altro, è vero che ha scritto un romanzo, però i dati che sono contenuti qui dentro si riferiscono proprio a un fatto realmente accaduto, cioè all'epoca della guerra per dominio sulla Sardegna da parte di pisani e genovesi. Quindi nell'ambito di quella guerra, quando ci fu l'assedio, ci fu poi la conquista da parte dei pisani, sono accadute alcune cose e ne parleremo oggi. Quindi io sono felicissimo di avere tra l'altro qua un relatore così illustre, ripeto, mio docente all'università, ma docente di tanti allievi, di tanti allievi che hanno avuto 40 anni gli hanno pagato. La serata si svolgerà in questa maniera, improvvisando un pochettino chiaramente. Io ho letto il libro, ho preparato una piccolissima relazione dove vi do un piccolo riassunto di quali sono i temi trattati nel libro. Chiaramente il libro poi sarà in vendita, il professor Angioni sarà lieto di autografare con una dedica ogni libro. Niente, spero che vi divertiate. Ci sarà anche spazio per un piccolo dibattito, in modo che anche voi se avete qualche curiosità, insomma, abbiamo qui la presenza dell'autore e dobbiamo sfruttarla in qualche maniera. Quindi, buona serata e ci sentiamo dopo questa presentazione che mi sono scritto, altrimenti mi sarei dimenticato. Allora, sulla faccia della terra. Professor Angioni, in questo romanzo edito da Feltrinelli e il Maestrale, espone la guerra che sconvolge le esistenze degli umili, una potenza estranea e ostile, e descrive la fuga in un mondo altro in cui sia possibile trovare riparo dalla violenza dei più forti e costruire un ordine di libertà e di giustizia. Sì, sicuro. Un vecchio, al quale resta poco da vivere, racconta una notte di luglio del 1258, quando la città di Santa Gia, però viene menzionata come Santa Gia, qui, fu rasa al suolo dai pisani dopo un lungo assedio. Gli abitanti, scampati alla morte per fame, furono passati a filo di spada, le case demolite e bruciate, e sparso il sale sulle rovine fumanti. Un fatto storico realmente accaduto, un episodio della guerra fra pisani e genovesi per il dominio sulla Sardegna. La Santa Gia di Angioni è proprio Santa Igia, capitale dei signori del Giudicato di Cagliari, alleati dei Liguri. Il raccontatore, colui che racconta, l'uomo, Mannai Murenu, ricorda fatti accaduti quando era ragazzino. Sono passati 70 anni. E davanti ai suoi occhi tutto si ripete. Ricorda di quando si trovò sotto le macerie della casa del vinaio di cui era garzone. Scampò alla morte, fingendosi morto,
e sfuggì alla caccia rifugiandosi nel grande stagno accanto al quale la città distrutta era nata, proprio Santa Gilla, quindi Santa Ingia, Santa Gia. Lì il ragazzo trova altri scampati alla strage pisana: Paolino, servo in un convento, dove fa i lavori più umili, ma copia gli antichi manoscritti e quindi acquisisce cultura. Il vecchio ebreo Baruch, che ha una fama di mago, Tidoreddu, pescatore che delle acque salmastre e paludose conosce tutti i segreti, e due donne, una misteriosa, Vera, che pare sia una giovane dama di una famiglia genovese di nobili origini. Oh, sarda. Sarda. E a chi, serva nella casa di una facoltosa famiglia sarda di Santa Gia, adolescente arrivata dalla Persia attraverso oscuri percorsi di carovane e navi. Sono della compagnia anche tre mercenari tedeschi al soldo dei genovesi e il cane Dolce Acqua, guardiano prezioso ad avvertire delle sortite pisane. Trovano rifugio nell'isola, al centro dello stagno, sino a poco prima abitata dai lebbrosi, che vengono tutti lanciati con le catapulte nella città assediata. Per aggiungere alla fame la malattia. Al piccolo nucleo iniziale si aggiungono altri, fino a un centinaio. Quindi pensate un racconto che si anima di tutti questi personaggi. Si fingono lebbrosi e così riescono a tenere lontani i nuovi padroni vittoriosi sui vecchi signori. Commannai ricorda a chi, diventata sua moglie, ora compagna degli ultimi anni della vita. Quindi ogni personaggio racconta qualcosa. La donna dice: ci sono cose che riesce a vivere solo se le dimentichi e altre che riesce a vivere solo se le ricordi. Lo stesso è per riuscire a morire come si deve. I due anziani ricordano il dolore che nasce dalla violenza, ma anche la speranza ostinata. Quella notte, dice a chi Ammannai, ho subito riconosciuto in voi non dei pericoli, non dei nemici, non dei maschi qualunque, predatori. Ho visto in voi ciò che eravamo noi, figli della sconfitta, fuggiaschi come noi, capaci di speranza come noi. Vera e io abbiamo preso un ago e un ditale e un rocchetto per rammendare i vostri vestiti logori, strappati e bruciacchiati, per rammendare la vita di noi tutti, e un pezzo di pasta che stava fermentando nell'orcio di terracotta per il pane della prossima volta, quindi il lievito madre. La solidarietà tra oppressi e la speranza di un mondo giusto, non senza dolore, ma almeno senza sopraffazione, il pane della prossima volta. Questo è il tema più immediato nel racconto, a mio avviso, legato al rapporto tra uomo e natura, alla poderosa macchina di morte che si mette in moto, fredda ed efficiente. Si contrappone a questa macchina l'ordine dello stagno, colmo di vita animale e vegetale, che nutre gli uomini di acqua e di cibo da sempre, fin dalla notte dei tempi. C'è tutto nello stagno, e tutto è più antico dell'uomo, più della sua pochezza, senza la sua nequizia, dice Mannai. E io qui devo chiedere Vera, la nequizia. Cos'è la nequizia? Non lo sapevo, allora ho fatto una piccola ricerca. Lui è scandalizzato. Io. Che lui non sapesse cos'è la nequizia. E ho scoperto che la nequizia è la malvagità d'animo. Quindi ve lo rileggo dicendo: c'è tutto nello stagno e tutto è più antico dell'uomo, più della sua pochezza, senza la sua malvagità dell'animo. E Baruch aggiunge: alla natura si comanda ubbidendole. Questa è una frase straordinaria. Pensate a Olbia, hanno costruito sul letto del fiume, ma non solo a Olbia, dappertutto. Quando l'uomo viola la natura, esatto, la natura si riprende tutto, non c'è nulla da fare. Alla vita si comanda ubbidendole, solo così si può preparare il pane della prossima volta. L'orizzonte è nuovo, oltre la resa e la disperazione.
Tutti i personaggi del libro raccontano la loro storia. I sopravvissuti sanno che il vivere non sempre indica direzioni. Ogni tanto sono parole che ho tratto direttamente dal libro, quindi è il racconto. Paulinu, il servo coppista che ha imparato a leggere e a scrivere a rischio della vita, insegna agli altri che a volte è meglio lasciare le cose per conto loro. Non piegarle a sensi e direzioni. E Mannai dice di Paulinu: Paulinu è senza inizio e i suoi fini sono mobili e sfuggenti. Ma un verso, una direzione esiste, perché Paulinu, questo personaggio, che incarna la cultura, secondo me, però poi ognuno avrà modo di leggere il libro e secondo il proprio animo lo interpreterà. Paulinu viene da Fraus, il villaggio contadino che è evocato spesso nei libri di Angioni, e sente la suggestione di storie, di leggende agresti che gli allargano la mente e gli arricchiscono il parlare e lo fanno capace di dare senso all'ostinazione di esistere tra cielo e terra, mare e laguna, nel mondo in guerra. Questo personaggio incarna la morale del libro: l'unico fine nel mondo in guerra, che è un caos, è quello di esistere. E come esistere? Esistere attraverso le infinite storie raccontate, lì le copiamo, e in quelle ancora da raccontare. In buona sostanza io leggo questo: è un momento disastroso per le comunità dell'epoca e questi personaggi tirano fuori la realtà e ci fanno capire che alla fine noi siamo improvvisati. Noi, quando abbiamo queste idee bellicose di conquista, durano poco e alla fine ci stiamo rivoltando contro la natura, mentre dovremmo seguirne il senso. E alla fine la nostra vita che cos'è? Sono racconti, sono episodi che noi ricordiamo, ma sono anche storie che racconteremo in futuro, secondo ognuno, secondo la propria esperienza, secondo il proprio background culturale. Sostanzialmente questo è vero che è un romanzo, ma io ho trovato la vita cruda, e un modo per andare avanti. A questo punto passerei la parola all'autore e poi leggeremo qualche brano. Io cosa devo dire? C'è qualche domanda? Subito. No, vorrei sapere, ad esempio, iniziamo con una domanda che sorge spontanea. Perché la Cagliari di quell'epoca? No, innanzitutto ti voglio ringraziare intanto per essere qui, con questo bel pubblico raro, almeno per me, per occasioni del genere. Lo voglio dire come quantità e si possa giudicare fino adesso per attenzione. E grazie anche di come tu hai riferito del libro. Io ho già avuto occasione di essere in circostanze come questa, di presentazione del libro, e naturalmente ne ho sentite molte, giustamente, come deve accadere. E non sempre mi ci ritrovo, ma anche quando non mi ci trovo bene, perché dice: ma guarda un po' che tutto ci trovano in questo libricino, come ti ha Susoletto del zio Tarinante del Bida. Lo racconto? Certo. Mi torna in mente spesso in occasioni del genere. C'era questo Sonalori guasilese, io sono di Guasila, che suonava il ballo sardo di Guasila, il ballo sardo di Guomaggiore, che erano la stessa cosa in pratica, poi un paio di arie d'opera e poi più niente, insomma. Però insomma suonava le feste, i matrimoni, la gente ballava quando lui suonava.
E un giorno arriva una volta, arriva in paese un maestro elementare, mi pare che era addirittura di queste parti, o se non era di Pirri era di qua, che ha visto, sentito suonare, me lo fai provare un po' a me, dice il maestro elementare, nuovo arrivato, e si mette a suonare, e suona, e suona, e suona. E alla fine il suonatore di Guasila dice: «Ehi, già Dio crei grasi, che in suo soletto mi rovata, dove tu sta spicchiando?» Cioè, ho bisogno di tradurre. Tradotto? Sì, traduciamo. Tradotto è... Non avrei mai pensato che nel mio, che nella mia fisarmonica ci fossero tante suonate. E così è un po' con voi, anche questa volta quando ho sentito tutte le suonate che ha tirato fuori dal mio libro, che è corto tra l'altro, uno dei pregi principali secondo me è questo, che è corto, ma questo dipende anche dalla sua storia editoriale. Lui ha incominciato infatti col dire che questo libro è un libro co-edito. Con il suo nuovo termine, sì. Non lo so, questo si può dire. E lo diciamo noi. Fatto da due editori, uno sardo, il maestrale di Nuoro, che tra l'altro ha tanti meriti rispetto alla nuova letteratura sarda. Quasi tutti gli scrittori sardi di questi ultimi decenni hanno incominciato con il maestrale di Nuoro. Io no, perché sono troppo vecchio, ma i giovani sì. Però anch'io pubblico col maestrale. E Feltrinelli, alla Feltrinelli hanno avuto questa idea di trarre vantaggio da certe abilità che loro non possono più coltivare tanto e che rimangono alle piccole case editrici cosiddette di qualità o indipendenti sparse per l'Italia. E per la Sardegna hanno chiesto a loro di essere parte di questa impresa ed è capitato che ho incominciato io come a iniziare questa collaborazione tra il maestrale sarda e Feltrinelli. Questo spiega anche la brevità del racconto perché quando dal maestrale mi hanno telefonato dicendo: «C'hai qualcosa di pronto?» Dice: «Pronto, detta», perché io scrivo saggi, purtroppo, di quelli pallosi, di quelli che sicuramente anche lui avrà avuto modo di sopportare per sottenere qualche esame, ma anche narrativa. Qualcuno dice che è più pallosa ancora dei saggi, ma sono affari suoi. E io chissà perché ho detto sì, che ci avevo qualcosa di pronto, ma non era vero. Poi mi sono dovuto pentire perché questi volevano che io mandassi loro e a Feltrinelli una cosa entro due mesi e non di più, e io che ci avevo tutto un sacco di materiale enorme raccolto per scrivere questa opera della mia vita, che doveva essere questa storia degli scampati di Santa Gir in un isolotto dello stagno, ho dovuto raccogliere l'essenziale di tutta questa follia che mi stavo coltivando da decenni, l'ho messa insieme ed è diventato questo libro. Altrimenti chissà cosa avrei fatto se avessi avuto un anno di tempo, per esempio. Avrei rovinato tutto, meglio così, no? Beh, vabbè, ma la sua produzione è talmente vasta che io ricordo tanti libri, tanti questi piccoli romanzi, si leggono in un paio di giorni, però a San Dire mi viene in mente.
quindi l'avevo preparato, quello è anche breve, veramente. Ma col pure è pure lungo. Preparato per l'esame, non ci avevo capito granché, perché i finali sono sempre a sorpresa, ma anche questo ho già visto. Non lo diciamo mai come finale. Sono sempre a sorpresa. No, no, ma è meglio che non si sappia come finale. I testi del professor Angioni sono sempre sorprendenti, ma anche nello scorrere, perché ognuno può trovare una lettura a un diverso livello. E dicevo proprio questo, molti suoi libri che inizialmente li prendevo come romanzi da leggere, diciamo, sotto l'ombrellone, perché alla fine un romanzo nasce anche per questi motivi, insomma, motivo di relax, però non si riesce a rilassarsi, perché poi ci si incontra con la quotidianità, ed è sempre una quotidianità abbastanza cruda, che fa riflettere. Difficile trovare momenti allegri. Quindi si fanno delle letture sempre diverse. Se io prendessi oggi A Sandira, o se prenderò questo fra un anno per rileggerlo, sicuramente troverò altre considerazioni da fare. E la bellezza di un testo scritto bene è proprio questa, perché poi ci sono quelli scritti male. Guarda che se lo trovi. C'è una pagina in cui c'è scritto tutto questo che stai dicendo, eh? Ah, ho fatto copia e incolla, ma non ci riesco. Non ci riesco a trovarlo. Bellissimo, subito. Bellissimo. No, perché c'è una storia di un libro, no? E avete già sentito che c'è un personaggio che è servo di convento, un convento che c'era effettivamente a Santa Gia e dintorni. È addetto allo scriptorium, cioè era addetto soprattutto alla fabbricazione delle pergamene, degli inchiostri e dei calami, degli oggetti per scrivere, però aveva anche imparato a leggere e a scrivere di nascosto, perché i servi non potevano fare cose di questo genere. E questi disgraziati che si trovano lì per caso in quest'isola per scampare alla guerra che era ancora in corso per anni, ancora dopo la distruzione di Santa Gio, Santa Igio, sono costretti a usare tutte le loro possibilità di sopravvivenza tutti insieme. Tu hai già detto che c'è un vecchio ebreo che non ha gambe, è paralitico e arriva lì e si può muovere perché due sediari nuoresi lo portano in giro. Lui non ha gambe, quindi deve avere testa. Invece noi di solito, quando non abbiamo testa, dobbiamo avere gambe. E lui è, mentre quasi tutti gli altri hanno delle funzioni più materiali, procurare il cibo, fare il cibo, riparo, casa, vestiti, non avevano niente, anzi, erano nudi, ignudi, finiti o quasi finiti nell'isola, dovevano fare tutto da capo, ma fanno tutto da capo sia la vita materiale che la vita, diciamo, spirituale, la vita intellettuale, la vita di relazione, e soprattutto raccontandosi: ma a te com'è che sei finito qua? Cosa ti è successo? Chi sei? Cosa hai fatto? E cosa sai fare poi soprattutto? C'è giustamente chi ha fatto piccolo testo che c'è qui sulla quarta di copertina, ne ha scelto un pezzo bello. Noi non raccontiamo come va a finire, però c'è un certo punto in cui qualcuno che può chiedere e obbligare a rispondere, un interrogato che ha avuto questa esperienza di vita nell'isola dello Stagno, domanda: e come si viveva in questa vostra isola? Risposta: si viveva. E quello e quella era vita. Ma vivevate in disordine e confusione, cristiani con ebrei e musulmani, sani con lebbrosi, liberi con servi cristiani e maomettani, in connubio tra servi e nobildonne,
in una illusione folle di uguaglianza obbligatoria. No, risposta, non era un obbligo, né illusione, era necessità. Cioè, tentare una vita nuova, il più possibile diversa dalla furia che scatenata intorno, qui è raccontata come una necessità che si realizza a poco con tutte le difficoltà del caso, ma si realizza. Quindi è anche una storia in qualche sì, decisamente ottimistica, è una storia di grandi terrori e di grandi paure, ma con un ottimismo, dico bene, così si risulta, sì, no? Sì, sì. Con un ottimismo di fondo obbligato. Se ti vuoi salvare, devi fare così. Devi fare più o meno così, anzi così, perché queste sono le cose che riescono a fare quelli direttamente interessati da quella esperienza eccezionale. Come vedete, dalle cose che ha detto lui e dalle cose che sto dicendo io, in questa storia ci sono degli stereotipi di sempre per raccontare. Lo scampo dopo la distruzione di una città, non vi ricorda niente, vi basta Troia, Enea e così via, ma la letteratura occidentale antichissima e nuova è piena di storie del genere. Una quantità enorme di letteratura, cinema, fumetti e tanti altri modi di raccontare dei nostri tempi è dedicata a un filone di storie di questo tipo, che qualcuno chiama anche per individuarla con il nome di un film famoso, non un grande film, però The Day After, il giorno dopo, che è il giorno dopo una catastrofe atomica. Ma una storia che nasce e si svolge praticamente al contrario, tutto l'opposto di come di questa che racconto io, è una storia che sicuramente molti di voi conoscono, o perché ha letto il romanzo o perché ha visto uno dei due film che ne hanno tratto. È un romanzo degli anni 50, in italiano si intitola Il Signore delle Mosche, di un certo William Golding, che è un premio Nobel per la letteratura. L'ha avuto per questo romanzo, perché ha scritto pochissimo prima e dopo di questo romanzo. Il Signore delle Mosche, The Lord of the Flies, Lord of the Flies, che racconta di un gruppo di ragazzi che si trova dopo una catastrofe atomica. Negli anni 50 la paura della catastrofe atomica cominciava a diventare una cosa fortissima, come potete pensare. Hiroshima e Nagasaki sono di qualche anno prima. Insomma, scampati a una catastrofe, casualmente si ritrovano in un'isola. Ragazzi piccoli e adolescenti, ragazzi molto piccoli, dai 6-7 anni in su. Ed è un'esperienza catastrofica. C'è chi fa il bullo e organizza una banda per dominare gli altri, dominati, dominanti, insomma, è una distopia, come si dice adesso, cioè è il racconto di un'utopia negativa. Perché è nata questa distopia? Perché c'era utopia. E quindi bisognava trovare il Mars, ovviamente. Sì, come noi con il coelito. La parola nasce perché c'è stata nel Cinquecento l'utopia, il libro, no? L'opera di Tommaso Moro, di Thomas More. Utopia o l'isola di Utopia,
Lì però è un'immaginazione di un futuro possibile, positivo, senza i guai del suo tempo. Ma se io continuassi a citare racconti che raccontano vicende di scampati, spesso in un'isola, dei mari del sud, dello stagno di Cagliari e dintorni, potrei continuare a lungo. Tra l'altro il libro di Golding, Il Signore delle Mosche, è la risposta novecentesca post Hiroshima a un romanzo ottocentesco che nei paesi di lingua inglese aveva la stessa fama e la stessa funzione educativa che in Italia ha avuto, credo che abbia ancora un po', il cuore di De Amicis. Non mi ricordo come si chiamava, ma comunque era un libro usato in tutte le scuole dei luoghi di lingua inglese, che raccontava però la storia di uno scampo che si risolve poi in positivo, anche zuccheroso, ed è per questo che poi Golding ha scritto. Io non è che abbia pensato a tutte queste cose quando ho scritto questa storia, originariamente volevo scrivere un'altra cosa, ma mi sono però reso conto ben presto che stavo avendo a che fare con le più grandi tradizioni di racconto che abbiamo perlomeno nella cultura occidentale e direi anche orientale, perché per esempio anche nel mio caso si usa lo dicevi già tu, questo è un racconto fatto di racconti raccontati dai vari implicati nella vicenda, anche se a raccontare c'è soprattutto uno scampato finale 70 anni dopo, insomma c'è anche qui una Scheherazade che deve raccontare per salvarsi, come nelle Mille e Una Notti. Ecco, questi, per salvarsi la vita, deve raccontare, interrompe a metà, per chi non l'avesse letto, interrompe a metà i suoi racconti, perché se va a terminarlo il giorno dopo gli fa tagliare la testa e continua a raccontare, e quindi vivi a lungo. Qui tutto questo mazzabuglio di roba che sto tirando fuori adesso nasce dal fatto che lui mi ha fatto ricordare che nel libro c'è un punto in cui Baruch, che è il saggio della compagnia, spiega a uno che andava in giro con un libro sotto l'ascella nel momento dello scampo dalla morte alla caduta di Santa Gia, gli spiega che un libro non è una cosa che serve a salvarsi la vita tenendolo sotto l'ascella come libro del comando, come lo chiamava lui, ma gli spiega che cos'è un libro. Un libro è un oggetto che più si consuma e più cresce. Non è come il pane di formaggio che non c'è acqua, non ho lavorato, ma è un qualche cosa che fa il miracolo di non consumarsi mai, quanto più lo si consuma. Questo per dire anche che in questo breve racconto ci sono finite considerazioni che sono un po' di tutta la storia, un po' anche della filosofia, se vogliamo, anche delle principali religioni mediterranee. Se uno si scoccia delle massime, lui ne ha letto alcune, infatti, può darsi che si scocci in modo particolare, ma il libro è zeppo di massime, tipo quella, no, che alla natura si ubbidisce, alla natura si comanda ubbidendole, che poi è notissima, è un'idea ripresa da un filosofo inglese del 600, da Bacone, come diciamo, Francis Bacon, Bacone all'italiana,
che anche lui ha una storia utopistico, distopistica, il Leviatano, no? Insomma, non ci si salva, quasi tutto quello che è importante nella cultura occidentale è un po' finito qua, in questo guazzabuglio che ho dovuto fare per riuscire a far partecipare anche una casa editrice sarda a questa impresa. Io volevo aggiungere una cosa che mi ha sempre colpito. Traspare anche dal libro un'altra caratteristica. Nel momento del bisogno, della ricerca della sopravvivenza, nel momento in cui non si ha nulla, si sviluppa notevolmente la creatività di ogni individuo. Cioè ognuno tira fuori il meglio di sé per scampare a ciò che gli sta succedendo. Se hai bisogno vai su Beccia e corri. E questa è una riflessione. Ho capito. È una riflessione interessantissima, perché noi molte volte, soprattutto diciamo che fino a qualche anno fa era ancora più valido che non nella nostra quotidianità, noi siamo abituati ad avere un po' tutto, quindi ci stiamo, lo possiamo dire, alla cagliaritana approvando. Stiamo andando sott'acqua perché la nostra creatività non è più stimolata. Abbiamo tutto a portata di mano, salvo i più disgraziati che non hanno lavoro, no? Disgraziati in senso buono, chiaramente. E io penso invece che dalla situazione, uscendo un attimino dal racconto che abbiamo fatto per parlare anche d'altro, per avviare anche un po' un dibattito, il momento storico attuale, questa nostra quotidianità, forse ci aiuterà a tirar fuori qualcosa di più da noi stessi, perché siamo impantanati, no? Ancora secondo me non abbiamo trovato un modello da seguire, parlo a livello economico, a livello politico o comunque per salvarci da questa situazione. Bene, nel libro ci sono i personaggi che alla fine piano piano tirano fuori il meglio di sé. Allora forse questo può essere anche un libro da leggere per il futuro. È un libro che propone una storia del passato abbastanza lontano, ma è lo sguardo rivolto al presente, certo. Non c'è storia se non una storia contemporanea, certo. E si pensa anche al futuro. Certo che per seguire il tuo ragionamento a proposito del momento attuale che ci obbliga a pensare e ad agire per uscirne, c'è una novità inaudita secondo me di questi tempi, e questa è una diversità anche rispetto a quei tempi che io ricostruisco in questa eccezionalità di una vita da reinventare in un'isola. E cioè che io di mestiere ho fatto l'antropologo si occupa di guardare a modi diversi di vivere, magari di paragonarli, di capire un senso comune e così via. Insomma, l'antropologo si occupa della diversità dei modi di vivere tra gli uomini. E quindi posso dire di conoscere tanti tipi di modi di vivere che gli antropologi o anche gli storici hanno studiato. È la diversità è la regola della vita umana, sia nel tempo che nello spazio. Ma io comunque non conosco nessuna delle società, dei modi di vivere, delle culture descritte dall'antropologia o dalla storia che abbia la caratteristica negativa come la società nostra di oggi, qui e in tutto l'Occidente perlomeno, questa cosa di non sapere sfruttare quella risorsa fondamentale che è l'energia dei giovani e quell'altra risorsa fondamentale che è l'energia dei vecchi, l'esperienza dei vecchi. Questa è una cosa inaudita. Per uscirne credo che bisogna inventare qualche cosa che non è stata mai sperimentata, non si è mai vista. Questo per stare nel grande dei problemi che sono anche a fondo di questa storia.
io non lo so, se non si trova un modo di non sprecare più tutto questo ben di Dio che è la forza della gioventù e anche, seppure secondariamente, l'esperienza di chi ha già vissuto molto, mi pare che il mondo non ha molte speranze. A questo proposito mi è venuta in mente una cosa legata all'archeologia. Da poco sono andato a visitare un sito, sono chiamato in Ogliastra a visitare un sito, a fare una passeggiata per i boschi, e c'era un luogo nel quale, dal quale, secondo la tradizione locale, venivano gettati i vecchi giù da una rupa. Si dice in ogni paese, bisogna andare in Ogliastra. Io ci sono stato, mi sono messo lì e no, in Pirrivolo ci vado dopo la Mamaieca e questa leggenda che mi raccontava questo vecchio del luogo è stata particolarmente illuminante, perché lui dice: guarda, dappertutto i vecchi venivano scaraventati, ma da noi un giorno, mentre il bimbo, il giovane, accompagnava il suo vecchio, quindi il padre, verso il precipizio, si fermarono e il padre gli disse: guarda, se mi risparmi ti posso aiutare in vari modi, quindi con l'esperienza, esattamente collegandomi al discorso che ha fatto il professor Angioni adesso. Ma lui non poteva rientrare in paese con il padre, perché tutta la comunità sapeva che sarebbe stato ucciso, sarebbe stato scaraventato giù dalla rupa. Quindi venne nascosto all'interno della comunità, prima della famiglia, e poi piano piano la comunità venne a sapere di questo personaggio che c'era lì, che portava la sua esperienza per dare buoni consigli nella politica economica della comunità. Questo senza che gli altri paesi venissero a sapere di questo fatto, e vedevano questo centro che si arricchiva continuamente mentre loro rimanevano poveri, perché sacrificavano i loro vecchi. Quando è venuta fuori questa storia, perché è stata poi raccontata, perché le domande erano: come mai voi state così bene mentre noi non riusciamo più a campare? E hanno raccontato: guarda, noi abbiamo salvato mio padre e lui ci ha raccontato il passato, quindi non abbiamo più commesso quegli sbagli, è rimasta la memoria storica per evitare di fare gli stessi errori. Ed è proprio questo, l'esperienza degli anziani dovremmo prenderla in considerazione, ma qui mi sa che siamo in un periodo in cui, anche se lo leggiamo, non ci crediamo, cioè i fatti storici sono sotto gli occhi di tutti, basta leggere, sembra che i nostri governanti abbiano non riconosciuto davanti agli occhi, ma proprio i muri, non capiscono che ci stanno portando un impoverimento. Sì, non farei il ragionamento un po' abbreviato di dire piove governo ladro. Questo è un qualcosa di così strutturale che non dipende né perché è successo, né nella risoluzione dai vari Renzi e compagnie. Questo è un qualcosa che è successo senza che nessuno lo prevedesse o lo volesse. Chi mai può volere una cosa del genere? L'impossibilità di utilizzare la giovinezza e di non saper utilizzare la vecchiaia nelle sue esperienze. Nessuno può volere una follia del genere, però io credo che siate tutti d'accordo che più o meno le cose stanno così per quanto riguarda un guaio, secondo me, del tutto nuovo, mai visto, mai accaduto, nemmeno anche queste leggende eziologiche, le chiamano gli esperti, cioè che spiegano come certe cose sono accadute, questa dell'uccisione dei vecchi, è una risposta a un tema di questo genere, però non si poneva in effetti, è un racconto che dice, per fare in modo
che per risolvere, per far venire meno il guaio di vecchi che non servono più a niente, i giovani li devono far fuori, no? È una risposta al guaio nostro. Passalo a qualcuno, può darsi che abbiamo un Hitler nuovo, che invece di bruciare gli ebrei brucia noi vecchi. Dite voi, maestro, allora un libro che cos'è? Dice Vera De Tori, con grazia, che è uno dei personaggi principali del libro, questa donna. È anche una bella storia d'amore questo libro, non lo dica solo Pisani e Genovesi, che si oscita a Parivare. E tutti gli altri d'accordo, compresi i tedeschi, sempre attenti. Cosa per dire cose? Questo è un libro, se lo sappiamo far parlare. Se no, sta zitto. Il libro parla solo se tu vuoi, quando e quanto ti garba e quanto sai e puoi. Un libro è l'amico più discreto, non si consuma un libro se lo leggi, anzi più lo leggi e più cresce, e tu con lui. Non è come col pane e col formaggio, quello che mangi tu io non lo mangio, è finito, come il nostro di ieri, e va bene così, buon appetito. Un libro è meglio, se lo leggono in molti cresce molto, finché è letto non smette mai di dire quello che ha da dire a chi lo legge, che sia letto in silenzio tutto solo o a molti a voce alta, in compagnia. Vale sempre più dei soldi che lo paghi un libro. Nemmeno del cane dolce acqua ti potresti comprare anche le feste, non lo scodinzolio, di un libro invece sì. Toccano il cielo con un dito i libri, anche se non sono né Bibbia né Corano, verbo divino che dura in eterno. E parlano tra loro i libri, di tutto, pure di se stessi, tramite chi li legge, grazie a chi li scrive e anche a Paolino che li fa. Paolino non è un personaggio. Ci fermiamo qui, no? Sì, sì. Perfetto. Cosa ne pensi? Applaudiamo. Chiaramente il professor Angioni che parla tramite Barucchi. O tutte e due, insomma. O tutte e due. Qualche osservazione, qualche domanda avete pensato di proporre? Scusa, intanto vorrei una risposta alla tua domanda iniziale, cioè il contesto storico del 1258. Giusto, sì. Perché non ho capito perché sinceramente, sì. Perché è un momento... intanto molto oscuro della storia della Sardegna, come tutta l'epoca giudicale cosiddetta, no? L'epoca delle lotte tra Pisa e Genova per la conquista, per il controllo della Sardegna nei modi diversi che in quei due o tre secoli che sono stati da queste parti hanno trovato con i vari giudici e con le varie famiglie nobiliari della Sardegna e così via. Ma mi sono portato dietro per a lungo questa vicenda di questo luogo misterioso, poi perché fino a pochissimo tempo fa se ne ignorava praticamente l'esistenza di questa capitale giudicale del giudicato di Cagliari. Un luogo che sparisce lasciando di sé un ricordo così vago non può non impressionare chiunque, tanto più poi chi racconta, chi vuole raccontare storie. Tanto più poi quando, dopo che mi sono messo a studiare la vita dei pescatori di stagno o comunque di chi ancora oggi, ma soprattutto nei tempi passati, probabilmente da sempre, è vissuto lavorando nello stagno, raccogliendo quello che lo stagno offre, soprattutto
in questo di Cagliari, poi pare che da sempre il prodotto più importante fossero i frutti di mare, più ancora dei muggini e così via. Io ho studiato quello che resta in diversi stagni della Sardegna, come anche Cabras, e mi ha affascinato molto questo tipo di vita e in genere la vita nello stagno. Quindi ci sono queste due cose, il mistero di una città che scompare praticamente nel nulla, di cui non resta un ricordo se non in qualche erudito, e ancora oggi poi è così. Infatti gli esperti bisticciano tra di loro per decidere dove stava, se poi che cos'era veramente. Io me la sono reinventata come una città molto multietnica, una specie di, anche per far capire che non è la prima volta che noi ci ritroviamo qui al centro del Mediterraneo, a contatto diretto con gente che viene da tutte le parti, anche qui. È la storia del Mediterraneo che è tutta così. Tutte le città mediterranee di costa sono città multietniche, anche Cagliari, tutte praticamente, anche Marsiglia, poniamo, che si pensa di fondazione greca, ma era sicuramente un approdo di tutti quelli che hanno visitato quindi il Mediterraneo. E anche Cagliari, una città mediterranea antica, non tra le più antiche, certo, perché queste sono cose che risalgono a 7 secoli e mezzo circa, ai tempi di Dante e di San Francesco più o meno, un po' prima. È un mondo che mi affascina come mondo scomparso, ed è un mondo che mi affascina quello della vita negli stagni, che è anche quella completamente trasformata negli ultimi anni. Quindi simbolico, diciamo, il momento storico. Beh, ci sono, diciamo che io lo racconto pensando ai problemi nostri di oggi e cerco di far vedere di rivivere quei tempi vedendoli piuttosto simili al nostro, ai nostri tempi, anche pur mettendo in evidenza le differenze. Per esempio, lui ha raccontato la vicenda dei lebrosi, no? Che quest'isola che viene praticamente spopolata perché i lebrosi vengono usati tutti, vivi o morti che fossero, per essere catapultati nella città assediata, perché si propagassero. Questo è storico. Accadeva, non so se sia accaduto a Sant'Egidio, ma accadeva abbastanza durante gli assedi di quei tempi, anche Gerusalemme assediata. La guerra batteriologica esiste da tanti secoli. È vero, in casa di Dio. Sì. Bella, il buttare escrementi e cose del genere a vicenda tra gli assediati e gli assedianti era una pratica comunissima, e anche poi buttare animali morti e così via. C'è anche uomini appestati. Allora, vediamo. Qui si può aprire random. È come il Don Quixote, no? Chi di voi ha avuto il piacere di leggere non tutto, ma qualche passo del Don Quixote, no? Una volta all'anno il Don Quixote andrebbe aperto. Come vedono? La Bibbia, insomma. Come la Bibbia, cioè. Allora, 70 anni dopo, non l'ho mai fatta ad Aki la domanda sull'ignoranza dei suoi luoghi d'origine. In vari modi e tempi fino ad oggi, lei però mi ha risposto, dicendo della sua gente e dei suoi tempi in terra natia. Oggi, dopo 70 anni, anno più, anno meno, Aki mi ha chiesto di dirti anche lei certe cose a modo suo, anche per spiegarsi come mai allora non sapeva da dove veniva. Qualche giorno fa, al principio, dicevo una cosa non vera, non l'unica data la mia memoria, ma questa offende a chi? O a chi Maria, o solo Maria, come da tempo la chiamano tutti,
Dicevo di essere il solo superstite della gente dell'isola nostra. Si fa presto a dire e a trascurare persino tua moglie. L'altro ieri ricordavo quel primo apparire di Aki, poi diventata mia moglie, anche se non abbiamo avuto la benedizione di un figlio, cosa che ogni istante ci pesa sul cuore, povera Aki, oggi ancora più viva e più forte di me. Giusto che sia Aki a rispondere a quella domanda mai fatta, di com'è che una non sa più di dov'è. Scherzi dei tempi e della memoria. Nemmeno Baruch, saggio di ricordi e di avvertenze, ci ha mai detto perché fosse così certo che la lebbra non è vero che sia di tanto facile contagio. Baruch, sull'isola dei lebbrosi, in tempi di balia genovese, c'era stato più volte, anche a lungo, per insegnarvi la bachicoltura, per suo bisogno di solidarietà, e ha vissuto con loro. Sapeva quanto la paura amplifica il pericolo, specie del contagio, e la persecuzione del già contagiato, le dicerie sulla foglia, l'irascibilità e la voglia di vendetta dei lebbrosi contro i sani. Maestro di memoria, arca di ricordi, certo Baruch non sbagliava quando diceva che o siamo memoria o non siamo per niente. Non sbagliava. Se è vero che mai gli occhi umani sono tanto chiaroveggenti anche al passato, come quando si stanno chiudendo per sempre, diceva. Infatti Baruch ha detto solo in punto di morte dei suoi soggiorni coi lebbrosi. Ce l'ha detto quando è così sottile ormai nel moribondo il limite tra il mondo delle cose terrene e quelle dell'aldilà, tra ciò che vede e c'è rispetto a ciò che vede e non è qui, ma è dove lui sta per arrivare e dunque tace, perché ciò che sa e vede potrebbe solo dirlo nel linguaggio del suo nuovo luogo, luogo che qui noi non capiamo e allora lascia perdere. Baruch non ha lasciato perdere, e nemmeno a chi. A chi e io questa notte l'abbiamo passata in un nostro bisticcio, da vecchi caparbi e insonni di ricordi. Perché a chi, dopo tanto tempo, dice lei, certe cose se le vuole davvero raccontare. E ieri notte mi ha promesso, ma forse era pure una minaccia, che oggi le avrebbe tolte al suo meglio certe cose dallo scrigno dei misteri e dei segreti delle donne, a modo suo. Qui ogni pagina, secondo me, meriterebbe un altro libro di riflessione. Io questo non lo direi. ma io ricordo una volta... un'altra presentazione che feci qualche anno fa, sarà 4-5 anni fa, sempre su un libro del professore, e lì fece un appunto su Umberto Eco. Umberto Eco lo conoscete tutti, Umberto Eco, scrittore celebratissimo, eccetera, eccetera. Il nome della rosa. Sì, ecco, ricordiamo tutti il nome della rosa. Tanto che viene da chiedersi, ma uno che ha scritto il nome della rosa, perché poi produce il resto? E la sua riflessione era stata illuminante, aveva detto, non so se si ricorda di questo, vediamo. Aveva detto, Umberto Eco mi ha aiutato moltissimo nel mio lavoro di scrittore, se scriveva lui può scrivere chiunque. È una mia categoria che non ho detto la prima volta in quella circostanza, perché mi è capitata di dirla in Francia all'università di Avignone, ma così mi è venuta spontanea, perché eravamo in una circostanza di questo tipo, ma però all'università, e c'erano studenti e professori e alcuni scrittori italiani, tra cui anch'io, e a un certo punto un signore, ma erano molto più presenti di voi, domande a raffica. Un signore si alza e dice, ma lei cosa pensa di Umberto Eco? Così si interviene. Io ritengo, ho cominciato lento perché non pensavo di cosa dire, ritengo che Umberto Eco è uno tra gli scrittori più conosciuti, più celebrati, più letti al mondo oggigiorno, e
quindi ha un'importanza fondamentale, ma ritengo anche che la sua importanza dipenda dal fatto che chiunque scriva può considerarsi il miglior scrittore di Umberto Eco. E poi a tavola ho scoperto che questo qui era uno dei traduttori francesi che lo venerava come un santo in terra. E vabbè, io ho detto, mi è venuta così, ma ci credo sul serio. Prego, signorina. A proposito di leggere brani, sì, avrei desidero condividere con tutti ciò che porto con me dalla lettura di questo libro. Sono due frammenti, brevi ma significativi e un peso specifico possente. A pagina 44. E vedrai anche tu, vera Vittori, come certo hai già visto molte volte, che nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso, ma vedrai anche che la persona che più temerai di contraddire sarai sempre tu stessa. E poi, non posso commentare perché è un pregio. Pagina 126. Tutti questi interminabili inizi che sono stati la mia vita, adesso che stanno per finire e non finiti, che altro mi dicono se non che il valore di un uomo ha per sola misura l'ampiezza delle sue speranze e la profondità delle sue illusioni. Grazie. Queste due cose le condivido persino io. Specialmente la seconda. Grazie. Grazie.